dal Vangelo secondo Marco. Il primo è: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Uno degli scribi chiede a Gesù: qual è il primo di tutti i comandamenti? E la risposta di Gesù è paradossale: amare. Com'è possibile che amare sia un comandamento? Nel nostro modo di pensare, l'amore non può essere un comandamento, non si può comandare di amare. O lo sentiamo l'amore, o non è amore. O amiamo perché emotivamente percepiamo l'amore, oppure se qualcuno ci comanda di amare diventa una specie di matrimonio combinato, una specie di obbligo e quindi la gabbia dell'amore, esattamente l'opposto dell'amore. Eppure Gesù dice che l'amore è un comandamento. Com'è possibile che l'amore sia un comandamento e non solo un sentimento che ci viene quando ci viene o un'emozione che ci arriva quando ci arriva? Dicendo che l'amore è un comandamento, Gesù ci dice che amare non è soltanto sentire l'amore. Amare è anche decidere di amare. Amare è anche voler amare. Non a caso Gesù dirà: rimanete nell'amore. È un amore esigente quello che ci presenta Gesù, perché non corrisponde soltanto a quello che noi sentiamo, ma piuttosto a una decisione profonda. Ma è quello che Gesù ha vissuto in prima persona. Ha vissuto tutte le implicazioni dell'amore Gesù, amando coloro che lo amavano, ma amando persino coloro che non lo amavano, anzi lo collocavano nella croce. La domanda dello scriba: qual è il primo di tutti i comandamenti? È una domanda nell'ordine della legge. Gesù alza il livello, presentando la legge dell'amore. La legge dell'amore che è più esigente delle leggi che noi conosciamo. Perché vedete, se per le leggi ordinariamente non basta voler rubare per aver rubato, la legge dell'amore tiene conto dei nostri desideri, del nostro cuore, dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni. Ma nel contempo la legge dell'amore è anche più liberante, perché non tiene conto solo delle nostre azioni, talvolta sbagliate, talvolta tumultuose, talvolta strane. Non tiene conto solo dei nostri zigzag esistenziali, ma tiene conto del nostro cuore, di quello che abbiamo sentito, di quello che abbiamo provato. E qualche volta può darsi anche che nella vita abbiamo compiuto azioni sbagliate perché è successo, ma il nostro cuore è rimasto buono. Diceva un santo: alla sera della vita saremo giudicati sull'amore. Alla sera della vita saremo giudicati nell'amore. Questo giudizio, sì, è esigente, ma sapere che avviene sull'amore è liberante.